Ciao a tutti, siamo giunti alla quinta puntata di Habitat. Oggi, giornata da non perdere, diamo il via a una nuova rubrica dedicata a luoghi, città, borghi d'Italia e ai temi della sostenibilità ambientale, del turismo, del nostro immenso patrimonio culturale da salvaguardare. Con noi ci saranno UNESCO, i Musei d'Italia, il FAI, la Borsa del Turismo Esperienziale. Potremo insieme vedere immagini straordinarie, in realtà aumentata ed emozionali. Il tutto per narrare un presente da gustare, coltivando il futuro. Ma prima, la sigla. Il rapporto del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ondate di calore e alluvioni colpiranno le nostre città a causa dell'emergenza climatica in atto. Gli scienziati si aspettano che tali impatti crescano con conseguenze sulla salute delle persone e episodi di dissesto idrogeologico. Ne abbiamo parlato con Paola Mercogliano, responsabile della divisione di ricerca di questo centro. Paola, il report del vostro centro sui cambiamenti climatici riguarda le principali città italiane. Ce ne dà una sintesi? Allora, vabbè, intanto diciamo, siamo riuscite diciamo, ad analizzare 6 città italiane che sono diciamo, quelle insomma, le più grandi. Lo scopo di questo report è di fare un po' il punto della situazione, non solo che sono diciamo, le condizioni climatiche già osservate su queste città, ovviamente con un particolare attenzione a quelli che sono gli impatti che già registriamo sulle città, ma anche di andare a valutare nel futuro quali sono le condizioni climatiche attese su questa zona e in particolare le condizioni climatiche che poi possono ovviamente impattare queste città, quindi per esempio l'evoluzione del pericolo di ondate di calore o degli allagamenti, che sono tra gli impatti che maggiormente ci aspettiamo diciamo, si debbano trovare a fronteggiare le città. Inoltre viene fatto anche un punto della situazione su quelli che sono i materiali, i documenti, i processi che queste città hanno attivato per combattere il cambiamento climatico, quindi essenzialmente in termini di adattamento, se vi sono attività in essere e quali sono i risultati della ricerca sulle città. E poi si va a fare anche una valutazione del rischio su queste città, quindi non solo una valutazione del pericolo, ma anche diciamo, delle vulnerabilità e dei valori esposti, quindi una valutazione del rischio che è quella che poi serve quando bisogna decidere quali sono le aree prioritarie da adattare al cambiamento climatico. Oggi disponiamo di diversi strumenti di analisi per prendere le misure agli impatti del cambiamento climatico, alle emergenze causate da alluvioni o ondate di calore quando ci investono. Possiamo più permetterci il lusso di non fare qualcosa? No, direi anzi che cioè, fin quando una cosa non si conosce, allora è anche facile, insomma,
pensare di non poter far niente, insomma mancano gli elementi e quindi non possiamo attivarci, non abbiamo strumenti, non abbiamo soluzioni. In realtà quello che dimostra questo report è che intanto la ricerca può supportare i policy maker, quindi chi deve gestire il territorio con i prodotti che le diceva, con i dati che le diceva, con le informazioni che le diceva. Però il discorso è che no, assolutamente no, perché già come mostrano le analisi fatte sulle città, il cambiamento climatico è in atto sulle città italiane, perché già troviamo degli aumenti importanti di temperatura su tutte le città, già troviamo anche caratteristiche, diciamo, sull'andamento delle piogge, di nuovo che sono, insomma, che risentono del cambiamento climatico, e anche gli scenari ci indicano quindi dei pericoli, specialmente quelli legati alla temperatura, come citava lei, le ondate di caldo in incremento. Quindi mi sentirei di dire che spero, insomma, che questo report in realtà porti proprio al contrario, cioè ad attivarsi immediatamente trovando nella ricerca gli strumenti utili per farlo. Quali le priorità e quali le obbligatorietà? Allora, le priorità, allora, quello che insegna questo report è che le priorità devono essere pensate a livello locale. Cioè le priorità per una città non sono le priorità diciamo per Milano, non sono le stesse per Napoli. Quindi le priorità intanto è prendere consapevolezza di quelli che sono i pericoli e i rischi attesi nei prossimi anni. Quindi direi che è prioritario intanto comprendere come cambierà il clima nello specifico, e poi sempre nello specifico è prioritario, dovendo anche, insomma, avendo anche poi dei fondi limitati, insomma, usarli in maniera efficace, non disperderli, non mal utilizzarli, ma proprio facendo fede a questi, a queste informazioni, cercare di usarli nel miglior modo possibile. L'obbligatorietà di nuovo è fare qualcosa, cioè non aspettare più, muoversi e rendere consapevoli la cittadinanza, perché chiaramente l'adattamento comporta anche dei sacrifici, bisognerà ripensare le città in qualche modo, e questo potrebbe non far piacere a tutti, però è importante, penso che sia anche obbligatorio in questo momento, che la cittadinanza sappia che c'è un problema, che il problema è importante e che bisogna fare delle scelte, non possiamo più, insomma, mettere la testa sotto la sabbia.